Sì, Macron ha detto queste parole che sembrano di apertura, però sappiamo benissimo che in questi anni... Cioè, se c'era la Le Pen era peggio, eh? Ma, vabbè, signora, dai. Il problema è che in questi anni poi anche gli amici di Renzi, quelli che andavano a Ventotene, quelli che abbiamo portato in gita in Italia a far vedere anche a Lampedusa, se vi ricordate, a Lampedusa i leader europei a suo tempo avevano detto mai più una cosa del genere. E poi abbiamo visto che cosa è successo, cosa sta succedendo. La domanda che noi ci facciamo è: ma non è che perché non si fidano di noi? Perché nel momento in cui in tutta Europa ci mettono i 30 e 45 giorni per identificarli e noi ci mettiamo più di un anno, nel momento adesso in cui meno, giro per... adesso che saranno 200 giorni, sì, sono 6 mesi. Saranno 200 giorni. Il problema è che il modello italiano non ha funzionato, non sta funzionando. Noi lo continuiamo a dire, gli altri paesi europei che stanno andando sul Mediterraneo non sono nelle condizioni in cui siamo noi, ahimè. E di conseguenza, perché fidarsi dell'Italia quando promette delle cose e poi non le fa? Purtroppo la situazione è questa, la vediamo sotto gli occhi di tutti, più della metà degli immigrati che entrano nel nostro paese non hanno diritto ad avere lo status di profugo. E dove finiscono? Il ministero degli interni, è normale, il ministero degli interni, in particolar modo quello che c'era prima, che è stato un disastro. Ma adesso lo avete bastonato perché lo tenete fuori dal Parlamento nella prossima legislatura. Io finché non vedo la legge elettorale, io prima vi sentivo insieme al collega del Movimento 5 Stelle che in modo un po' furbesco non rispondeva alle risposte con chi vi alleate, poi girava intorno, sembrava il criceto. Non si vogliono alleare con nessuno. Vorrebbero non allearsi. Sulla legge elettorale, anche qua sulla legge elettorale, i giornali adesso sprecano tonnellate di carta dicendo che si è raggiunto l'accordo, che di qua, di là, bla 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 bla. Ci siete pure voi nell'accordo. Io voglio vedere se realmente... A voi va bene qualsiasi cosa, mi sembra di capire. Ma noi basta andare a votare, quindi a noi va bene qualsiasi cosa, basta andare a votare. Io non sono così convinto che poi tutti questi amici, Renzi, Berlusconi e i 5 Stelle, che poi fanno finta di esserlo, poi saranno amici fino alla fine. Renzi è abituato a fottere la gente e di conseguenza... Berlusconi se lo ricorda bene quando Renzi l'ha fregato. Quindi dubito che Berlusconi si faccia fregare un'altra volta. Però Berlusconi è amico vostro, voi non vi fidate di Berlusconi? Ma noi a questo punto ci fidiamo di tutti e non ci fidiamo di nessuno. Noi siamo la Lega, andiamo avanti. Lo votate questa riforma elettorale certo. In aula? Sì. Sì, assolutamente. La riforma elettorale la votiamo, indipendentemente da quale sarà l'accordo. Questo è l'aspetto più divertente nel tragico di questa storia. Cioè, meraviglioso. Si ragiona intorno alla legge elettorale. I protagonisti sanno che questa legge elettorale non produrrà una maggioranza. Però, di destra, di sinistra, però in un'Italia proporzionale siamo tutti d'accordo. La mia opinione personale, cioè, nessuno vince, no, ma non vince nemmeno se fanno un accordo PD Forza Italia. Personale, ma un centinaio conta come il 2 di picche, vero, la mia opinione personale è che questa è una legge elettorale che fa il male dell'Italia. L'Italia in questo momento ha bisogno di una legge elettorale che il giorno dopo Era il 4 di dicembre e bisognava allora votare sì il 4 di dicembre. Il giorno dopo ci dica chi ha vinto le elezioni. Ho capito, ma avete fatto una campagna elettorale fortissima prima del referendum contro il referendum che era anche... diciamo centrato su un sistema elettorale maggioritario e adesso per i prossimi 20 anni mettiamocelo in testa, il sistema è questo, tutti vincono, nessuno vince, è questa cosa qui, tutti vincono, nessuno vince, è vero che siamo andati avanti una cinquantina d'anni ma non dipende dal referendum. Roberto. Però già bisogna stare anche un pochino attenti, non è che perché c'è un'epoca di confusione politica e quindi confusione nel consenso anche degli italiani, dobbiamo architettare una legge che riesce comunque anche in una suddivisione in tre parti a tirar fuori un vincitore. Questo sarebbe un grande errore, è la politica con una legge decente che deve organizzarsi per trovare